prova. Ben ritrovate amiche e amici della Pallamano da Stefano Rongione, che dal palazzetto dello sport di Chiabura vi racconterà le emozioni di questo big match della seconda giornata del girone di ritorno del girone A della divisione nazionale maschile tra la Pallamano Trieste e Forst Bressanone. Un crocevia importante per le due compagini distanti da solamente un punto. Trieste con 21 punti in terza posizione, inseguita appunto dalla Forst di Bressanone con 20. Iniziato subito la partita con Trieste che ha in mano il primo pallone del match. Nadok, Oveglia, Radojković. Ancora Radojković, Oveglia. Nadok, Oveglia, Radojković, Oveglia. Cambio iniziale, Oveglia si butta dentro. Subito un penalty procurato da Michele Oveglia. Si carica della battuta Matej Nadok. Nadok contro. E c'è gol di Nadok. Per un attimo Pfattner aveva parato il penalty. Poi Nadok è stato bravo a prendere il rimbalzo e a ribadire in rete. 1-0 quindi per Trieste, che si sblocca grazie alla rete del suo rombogliere principe. Attenzione, gli arbitri fermano il gioco. Problema con il mega schermo. Non è stato visualizzato la rete di Trieste. Ora è stata. Il problema si è risolto e tutto è pronto per ripartire. Bressanone con Dejakum, Salker, Giuliani, Salker, Dejakum, Nikolic, cerca lo scarico per il pivot, tutto regolare, si parte con Serotic che sulla ultima destra va alla conclusione e batte Pfattner, 2-0, gol di Serotic. Dall'altra parte Bressanone con Nikolic, accorcia le distanze. Ritmi alti in questo avvio di gara. Trieste comunque usufruisce di un 9 metri. Come potete sentire, sono giunti dalla Val di Sarco 30 tifosi pronti a incitare Bressanone. Per la compagine Alto Tesino una partita importantissima, vincere significherebbe superare il Trieste in classifica. Fallo di Marvon Graspeiten, che viene anche ammonito dalla coppia arbitrale Cosenza-Schiavone. Sirotic cerca Pernic, tiro parato da Pfattner, ma c'è penalty per Trieste. 7 metri, tiro dai 7 metri quindi per Trieste, il secondo. Si carica la battuta Gianluca da Piran. A freddo, appena entrato dalla panchina, da Piran contro Pfattner. C'è gol di da Piran. Gol di da Piran. 3-1 il punteggio dopo 2 minuti e 54 secondi. Dejakum, Salker, Dejakum, Nikolic, si butta dentro Nikolic e c'è la rete. Secondo gol per Nikolic in questa gara. Trieste batte subito la rimessa da centrocampo. Nadok, Oveglia, Radojković, fa ripartire l'azione. Ancora Oveglia, Nadok, non trova Varchi, Trieste nella arcigna. 5-1. 3-2-1 squadra bressinese. Radojković, Nadok, Sirotic, dai là, Pfattner chiude lo specchio della porta. Salker, squadra Dejakum, Nikolic, Salker fermato da Visintin. 9 metri per Bressanone.
Stalker. Nikolic. Scambio di idee e di pallone tra i due. Stalker. Dejaku. Taglio di Kovacs. Nikolic. Ancora Nikolic. Tre pari. Dopo 4 minuti e 16. Tre gol per Nikolic. Questa è la produzione di Bressanone fino a questo momento. Mi senti? Radojković. Oveglia. Nado. Sirotic. Oveglia. Radojković. Oveglia. Pernic. Radojković. Nado. Oveglia. Cerca e trova Pernic che colpisce il palo ma subisce una carica di Dejakum. E quindi terzo 7 metri per Trieste. Ancora dalla linea di 7 metri si presenta Gianluca Rapirà, preciso nella prima circostanza. Adesso vedremo se continuerà ad essere freddo. C'è la parata di Fattner, parata di Fattner che devia sul palo il pallone, punteggio che quindi resta sul 3 al pari. E Bressanone che si riporta in avanti per il possibile primo sorpasso. Dejakum, Nikolic, Salker, Nikolic, Dejakum, Nikolic, Salker, Kovacs. Inserimento ancora del più primo di Kovacs, Nikolic, Dejakum, parata di Postonia, fallo in attacco di Nikolic. Visiti se ne va, ostacolato, trova anche il via della rete, ma viene assegnato un 9 metri causa infrazione di passi mentre subiva il fallo. Sirotic, Nadok, Radojković, Visintin, fermato da Giuliani. Ancora 9 metri per Trieste. Scambio di Comeglietti tra i due. Richiamo verbale per entrambi. Si deve anche ribattere la punizione. Radojković, Oveglia, Radojković. Finta tiro, commette sfondamento. Questa è la decisione degli arbitri. Salker, Dejakum, Salker, Dejakum. Scarico per Nikolic. Dejakum si alza, tiro, Postonia, ancora c'è, rimbalzo di Nadok. Ritmi intensi questi primi 7 minuti di gioco. Sirotic, pescato bene da Radojković, trova la via della rete, sorpasso di Trieste, 4-3 il punteggio e secondo gol per Misel Sirotic. Bressanone prova subito a riportarsi sotto con questa azione d'attacco. Kovacs, Nikolic, Dejakum, Nikolic. Nikolic, scarico per Dejakum. Ancora Nikolic. Cerca il passaggio a pivot, non lo trova, trova il fallo. 9 metri per Bressanone. Nikolic, scarico per Salker. Passivo. Fischiato, palla Trieste. Postonia trova Nadok. Oveglia, Radojković, Visintin. Oveglia, Nadok. Chiama lo schema Oveglia. Scambio tra i mancini. Sirotic, Nadok, Radojković, Oveglia. Perde il pallone Nadok. Attacco che non decolla. Visintin, Radojković, Nadok, palla per Radojković, si butta dentro Radojković, sfondamento di Radojković. Con calma Bressanone risale il campo. Nikolic, tre gol per lui sino ad ora. Kovacs, palla per Maivon Granspaiten che si guadagna un fallo. Ammonito Oveglia. 9 metri per Bressanone.
Giuliani, Salcher, Dejakov, Nikolic, Dejakov si alza, tiro rete, 4 pari. Dall'altra parte Oveglia, scarico per Nadok. Attenzione, 2 minuti per Stuffer. 2 minuti per Stuffer, uno che è in fatto di difesa arcigna ne sa qualcosa. Tanto che nelle recenti gare nazionali ha fatto parte della squadra azzurra. Attacco di superiorità numerica di Trieste che viene subito sfruttato abilmente da Matej Nadok. Seconda rete per lui questa gara. Bressanone in attacco con Sader, Dejakub, Sader, Kovacs, Nikolic, Dejakub, Nikolic, Dejakub, fermato da Pernic, ammonito Pernic. Giuliani, fallo su Giuliani che resta a terra. Approfittiamo di questa pausa per dare un'occhiata alla classifica del girone A, poc'anzi anticipata con i piazzamenti delle due compagini di Trieste appunto e di Bressanone. In testa c'è la Loacker Bolzano con 29 punti, seguita subito dalla palla a mano Pressano con 28. Decisivo lo scontro diretto conclusosi ai rigori in favore degli altoatesini. In terza piazza Trieste con 21, poi c'è Bressanone con 20, Ferrara 18, Cassano Maiago 12, mezzo corona 9. Intanto gol di Dejakub, gol di Dejakub. Chiudiamo con Merano 7, Mestrino 9, Lezzo 3. Riepiloghiamo, gol di Dejakub che fissa il punteggio sul 5-5. Oveglia, Nadok, Radojković. Ammonizione per Giuliani per fallo di piede. Radojković si alza, scarico per Oveglia. Visit team fermato con le cattive da Marvon Grosspeiten. 9 metri per Trieste. Oveglia, Nadok, Sirotic, braccio del passivo alzato dalla coppia arbitrale. Trieste dovrà accelerare le operazioni. Nadok perde palla, ancora passivo, attenzione, palla persa di Trieste. Riparte Bressanone che vuole passare per la prima volta in vantaggio. Giuliani si alza, rete, gol di Giuliani, 11° minuto, 6-5 per Bressanone. L'altra parte Radojković subito rimette le cose a posto. Nikolic, Dejakub, Dejakub, Salcher, Nikolic, Dejakub, gol, rete di Dejakub, 6-7 per Bressanone. Trieste questa volta rinuncia ed una rimessa veloce.
per cercare un attacco più manovrato, più ragionato. Radojkovic, Oveglia, Nadok, Oveglia, Radojkovic, Visintin fermato da Marvon Graspaita, prosegue Visintin che si guadagna solo 9 metri. Difesa arcigna di Bressanone, come tradizione della compagine bolzanina. Si procede a ripulire il parquet dal sudore, poi si potrà riprendere con una punizione da 9 metri per Trieste. Radojkovic, Visintin, Radojkovic, Oveglia, Nadok, Cirotic, Nadok, Oveglia, Radojkovic, ancora in croce per Nadok, si butta dentro l'arco, trova Cirotic da pivot, Fatner para, ma l'arbitro di fondo assegna un rigore per Trieste. Si carica dalla battuta Matej Nadok. Nadok, rete. ...7-7 il punteggio dopo 13 minuti e 39 secondi. Dando uno sguardo allo score si trova che Nadok con questa rete dei 7 metri è salito a quota 3, mentre nelle file del Bressanone abbiamo altri due giocatori con 3 gol, però il centrale Dejakum e il terzino sinistro Nikolic è la seconda stagione sulle sponde dell'Isarco. C'è un inconveniente proprio di fronte alla panchina di Trieste, viene risolto pulendo, probabilmente è finita, si è vuotata una borraccia d'acqua. Sembrerebbe tutto ok, quindi si riparte con la rimessa da centrocampo per Bressanone e fa il suo esordio nel match Andreas Kammerer, uno dei giocatori più esperti della compagine ospite. Nato e cresciuto proprio nel vivaio della Forst, uno dei pilastri da qualche stagione della squadra di coach Riccardo Trillini, la più succulenta novità di Bressanone, del Bressanone targato 2012-2013. Tutto a posto, si può ripartire. Palla in mano Bressanone. D'altra novità, però, nelle file di Trieste, avvicendamento tra i pali, è uscito Thomas Postonia, è entrato Matej Zaro. Giuliani, Dejakum, Sajker. Dejakum, Sajker, Nikolic, Kovacs, Nikolic, Sajker, palla per Kammerer che subito timbra il cartellino, come si suol dire, prima rete per il pivot brissinese. Oveglia, amministra l'attacco di Trieste, Visintin, Radojkovic, Oveglia, Nadok, incrocio con Radojkovic, ancora palla Oveglia, Radojkovic, scarico per Nadok, fermato da Stuffer che ricordiamo sulle spalle ha già un'esclusione per 2 minuti. Radojkovic cerca Pernic, non lo trova, fallo di Pernic, riparte Bressanone con Kovacs contro Zaro, rete. 7-9, massimo vantaggio
Bressinese. Nadoc. Oveglia. Nadoc. Oveglia. Radojković. Vicentin. Radojković. Punta Giuliani. Lo lascia sul posto. Scarico per Nadoc. Palla per Sirotic. Converge verso il centro Sirotic. C'è Radojković contro Dejakum. Palla per Oveglia. Tiro ribattuto dal muro di Bressanone. Palla ancora a Trieste. Nadoc. Tiro di Nadoc. Fafner. Para. Attenzione. Conciliabolo. No, attenzione. Non c'è la parata. Viene dato un time out a Trieste. Che secondo l'avviso del tavolo dei cronometristi era riuscita a chiamare appunto il minuto di sospensione prima della conclusione di Nadoc, parlato da Fafner. Quindi primo minuto di sospensione chiamato da coach Giorgio Veglia, quando su cronometro abbiamo 15 minuti e 40 secondi. Questo primo minuto di sospensione lo dedichiamo ai roster delle due formazioni che non siamo riusciti a darvi in precedenza. Iniziamo dalla compagine ospite. Portieri Benno Fafner e Jan Jurina, nuovo acquisto, arrivato da pochi giorni, portiere di origini croate. Proseguiamo con centrale Filiberto Cocuzza, altro decano della compagine altotesina. Proseguiamo col pivot Benny Marvol Graspaiten. Poi troviamo Roland Giuliani con il numero 5, Manuel Dejakum, centrale numero 6, già 3 gol per lui. Numero 10, pivot Andreas Kammerer. 11, Andreas Salker col numero 11. Numero 13, Holger Kovacs. Numero 15, Mirko Nikolic, sloveno. Numero 22, Martin Sonnerer. Col numero 27, Michael Renalter. Col numero 77, Felix Sader. Con il numero 86, Ivan Stuffer. Le squadre sono ritornate sul parquet. Quindi è pronta Trieste a ripartire. Oveglia, passivo per Trieste. Deve accelerare. Oveglia, tiro ribattuto. C'è l'invasione di Sirotic. Kokuzza. Anche lui fa il suo esordio. Kokuzza si butta subito dentro. Cerca Kammerer che si guadagna 9 metri. Per Bressanone. Dejakum. Nikolic. Kokuzza, Dejakum, Nikolic, Kokuzza, Dejakum, Kammerer, rete! No! Attenzione, c'era stato il precedente fischio della coppia arbitrale che ferma tutto. Quindi Bressanone riparte con 9 metri e con un gol in meno. Nikolic, Dejakum, fermato da Pernic. Ancora Bressanone in attacco. Dejakum, Kokuzza, si alza, rete! Prima gol per Filiberto Kokuzza. Più 3 Bressanone, punteggio di 10-7 per la compagine altoatesina. Oveglia, Nadoc, Sirotic, Nadoc, Oveglia, Radojković, Nadoc, Radojković, fa difficoltà Trieste in attacco, Nadoc, Sirotic, la posizione impossibile, sfiora il gol con una girella incredibile. Però il punteggio quindi resta sul 10-7 per Bressanone. Nikolic, Dejakum, scavalcamento di Dejakum che si guadagna un rigore. Ammonizione per Visentino. Si carica della battuta Kokuzza. Kokuzza.
con questa contro Zaro. Rete 7-11, più 4 Bressanone. Oveglia, Nadok, Oveglia, Radojković, 2 minuti, attenzione, 2 minuti per Stuffer e 2 minuti per Nadok. Quindi seconda esclusione personale per Stuffer, mentre la prima per Matej Nadok, colpi proibiti tra i due. Questo è quello che hanno visto gli arbitri. Intanto Anici, il posizione di terzino a sinistro, Sirotic cerca Pernic, ma Kovacs intercetta con i piedi. 2 minuti anche per Kovacs. Bressanone quindi con 2 uomini in meno. Palla attacco per Trieste. Oveglia, Sirotic, para Fatner. Clima da torsida qui a Chiarbola. Sirotic, Oveglia, palla per Visin Team. Rete di Visin Team per il meno 3. Prima rete per il capitano della palla a mano Trieste. Dejaku, Sader, Nikolic, Kokuca, Trellini decide di togliere Fatner temporaneamente per inserire un giocatore di movimento in più, nella fattispecie Sader. Quindi attacco 5 contro 5 per Bressanone. Se gli ecco, se verrà consentito a Sader di restare in campo. Azzardo, comunque una decisione di questo tipo è rischiosa, visto che non c'è il portiere in porta, che però può dare i suoi frutti, visto che Bressanone con questa mossa ritorna in parità numerica per quanto concerne il giocatore di movimento. Sader, Kokuca, Nikolic, Dejaku, Kokuca, intanto è rientrato Fatner tra i pali. Tempismo perfetto dettato dalla panchina di Bressanone. Visintin si fa parola da Fatner. Oveglia, Anici, Anici, Oveglia, rigore per Trieste. Si arriva la battuta Anici. Anici contro Fatner. Para Fatner, rimbalzo di Anici, alto il tiro di Anici. Secondo rigore parato in questo match da Fatner. Buona partita, la sua. Già 7 interventi di cui 2 dai tiri di 7 metri. Bressanone in attacco per tornare il più 4 con un uomo in meno però in attacco rispetto a Trieste. Rientrano, rientra Ragan Alter e Nadok. Trieste quindi al completo, Bressanone ancora orfana di un uomo. Rientra in questo momento Cameron, attacco a parità numerica. Sader si butta dentro. Sader fermato la difesa bianco-rossa. Kammerer, Kokuca, Nikolic, Kammerer, fermato 9 metri. No.
9 metri per Bressanone. Nikolic. Ancora 9 metri. Braccio del passivo alzato. Nikolic, doppio appoggio, rete. Un cecchino Nikolic. Un cecchino. Già 4 reti per il terzino sloveno. Oveglia, Anici, Visinti, Oveglia, Anici, Visinti, Anici, Visinti, Oveglia, attacco non decolla, per merito della difesa di Bressanone. Nikolic fa spendere un fallo su Nadoc. Trieste quindi riparte dai 9 metri. Nadoc, Oveglia, Anici, Nadoc, taglio di Visinti, Oveglia, doppio appoggio, Fatner dice di no, contropiede, Ranaltar contro Zaro, palo di Ranaltar, riparte Trieste, Nadoc, Visintin, c'è Anici libero sull'auto di sinistra, Visintin si accentra, scarico per Nadoc, ma attenzione, 2 minuti per Stuffer, ed è la terza esclusione di Stuffer dopo 22 minuti di gioco. 22 minuti di gioco e Stuffer va già sotto la doccia. E Bressanone quindi resta ancora in inferiorità numerica. Adesso vedremo che tipo di decisione ha preso gli arbitri. In teoria si dovrebbe ripartire a 9 metri ed è così. Resta quindi con l'uomo in più. Cambio di gioco per Visintin. Anici, Oveglia, Nadoc, Oveglia, Anici. Perde per un attimo il pallone, Anici, cambio di gioco ulteriore per Sirotic, che si accentra, tiro rete, tampona l'emorragia Trieste con questo gol di Michel Sirotic, che riporta Trieste sul meno 3, più precisamente sul 9-12, terza rete anche per Sirotic. Ancora Trillini spende la scelta di inserire Sader al posto di Pfattner per avere un nome più in attacco, per avere la parità numerica in attacco. Esce Sader, rientra Pfattner, Nikolic viene fermato da Pernic. Punizione per Bressanone. Giuliani, fermato da Anici. Ancora 9 metri. Nikolic, time out per Bressanone. Approfittiamo questo time out speso da Trillini per leggere la formazione di Trieste, cosa che non avevamo riusciti a fare in precedenza. Portieri col numero 1 Matteo Zaro, con il numero, col numero 16 Thomas Postonia, con il numero 2 esordiente Marco Persini, classe 1997, con il numero 3 Jan Radojkovic, con il numero 4 Michele Oveglia, con il numero 5 Gianluca Lapiran, con il numero 7 Kevin Anici, numero 9 Alex Pernic, numero 11 Giacomo Campagnolo, con il numero 14 Andrea Carpanese, con il numero 15 Michel Sirotic, con il numero 17 Matteo Nado, con il numero 18 Matteo Leone, con il numero 19 Marco Visintin. Più attenti si saranno accorti che nel roster di Trieste non figura Mauro Martellini, tagliato il 9 gennaio dalla società giuliana causa la notifica della squalifica in via cautelare per uso di cannabis. Perde palla a Bressanone, può ripartire a Trieste, Pernic, rete di Pernic. Prima rete per Alex Pernic, punteggio che è ora di 10-12 per Trieste. Bressanone attacco.
Burkhalter, si guadagna un fallo. Nikolic, Kokuza, Giuliani, fallo, 9 metri per Bressanone. Giuliani, fermato con la difesa triestina. Parata intanto di Zaro. Anici, palla per Visinti, che batte Pfattner con un pallonetto. Trieste quindi si riporta a meno uno. Dejakum. 2 minuti per Pernic. Questa decisione della coppia arbitrale. Nove metri per Bressanone. Entra anche Sonnerer in posizione di alla destra. Nikolic, Kukuza, Nikolic, Sonnerer, Nikolic, Kukuza, Nikolic, Sonnerer. Intercetto di Sirotic che si invola contro Pfattner. Sirotic rete. Pareggio di Trieste. Commissario Sirotic. Nikolic. Kokuza. Nikolic. Sonnerer. Rete di Sonnerer. Controsorpasso di Bressanone. 12-13 il punteggio. A 4 minuti scarsi dall'intervallo. Nadok, Radojkovic, Anici, Radojkovic, Nadok, Anici, accro Radojkovic, Nadok, tiro di Nadok fermato, 9 metri per Trieste. Radojkovic, Nadok, Sirotic, Radojkovic, fermato. Nadok il tiro fuori. Kokuza. Kokuza. Sonnerer dall'ala. Tiro, palo. Parata di Zaro e palo. Nadok, riparte Trieste con la possibilità di pervenire nuovamente al pareggio. Sirotic, Nadok, Radojkovic, Anici, Radojkovic, Nadok, taglio di Visintin, perfetto l'assist di Nadok e Trieste ritorna in parità. Terza rete per il numero 19 di Trieste. Bressanone ritorna in attacco. Kokuza, Nikolic, Kokuza, Salker, Sonnerer, Kokuza, Salker, Nikolic. Tiro ribattuto dalla difesa. Può ripartire quindi Trieste da Piran. Rigore per Trieste. Si
carica della battuta a Matej Nadok. Entra intanto Jan Jurina, il nuovo acquisto in questo di Bressanone in questa sessione invernale di mercato. Nado contro Jurina, gol. Ritorna in vantaggio Trieste. Kokuza, Salker, Ranalter, Salker, Salker, Dejakum, Kokuza, Dejakum, Ranalter, Salker, Kokuza, subisce fallo. Kokuza, Sonerer, Kokuza, scarico per Dejakum, parata di Zaro. Zaro salva il risultato, può ripartire a Trieste per il possibile più due. Nadok si alza, tiro, gol! Gol ignorante di Matej Nadok, che oltre alla metà campo ha fatto tre passi, si è alzato e l'ha messa sotto l'incrocio. Quinta rete per Matej Nadok questo primo tempo di Trieste Bressanone. Salker, Sonnerer, Salker fermato da Nadok. Salker, fallo della difesa triestina. 8 secondi al termine del primo tempo, Bressanone deve accelerare. Tiro di Kokuza, Zaro c'è e il primo tempo si conclude sul 15-13 per la pallamano Trieste. Prima frazione vibrante quella di questo big match della seconda giornata del girone di andata, di ritorno, scusate, perdono. E Trieste quindi che conclude la prima frazione in vantaggio per 15-13. Appuntamento rinnovato per il secondo tempo tra qualche istante. Riprendiamo la linea dal palazzetto dello sport di Chiarbola, dove la pallamano Trieste ha chiuso il primo tempo del big match con la forza Bressanone avanti per 15-13. Bressanone in attacco con Kokuza, Salker, Nikolic, Kovacs, Nikolic, Salker, Kokuza, Salker, Nikolic, Kokuza non riesce a prendere il pallone in mano, però è troppo alto, quindi palla persa da Bressanone. Nadok fermato da Nikolic, 9 metri per Trieste. Nadok, Sirotic, Nadok, Oveglia, Anici, Oveglia, Nadok, Sirotic, Oveglia, Anici, volante di Nadok per Visiti, invasione di Sonnerer. Anici, Oveglia, Nadok, Oveglia, Anici, Oveglia. Strattonato Nadok da Nikolic, rischiato una punizione più severa il terzino sloveno. Braccio del passivo alzato, Nadok, Oveglia, palla per Pernic, invasione di Nikolic, riparte subito Trieste. Visinti fermata da Sonnera, ancora 9 metri per Trieste. Oveglia, Nadok, tiro di Nadok, ribattuto, angolo per Trieste. Sirotic, sì, cerca e trova Visinti, che si alza, tiro, rete. Dall'altra parte Kovacs accorcia le distanze. Nadok fermato irregolarmente la difesa altoatesina.
Nadok, Oveglia. Sirotic, Anici, Nadok. Palla persa da Trieste, Kovacs ancora in contropiede contro Zaro, traversa di Kovacs. Trieste in attacco con Nadok, Oveglia, si butta dentro Oveglia, 9 metri per Trieste. Anici, Oveglia, palla persa, seconda consecutiva per Trieste. Sonnerer, Dejakum, Kammerer, sfondamento di Kammerer, tiro di Oveglia, alto. Tentativo istantaneo di Oveglia di cercare la via della rete da oltre la metà campo, pallone che è finito alto sopra la traversa della porta, difesa da egregiamente direi dal primo tempo da Fattner. Sonnerer, Saiker, Nikolic, Kokutko, Saiker, Sonnerer, Nikolic, Kokutko. 9 metri per Bressanone. Nikolic fermato dalla difesa giuliana. Braccio nel passivo alzato anche in questo caso. Nikolic cerca e trova Kammerer che si guadagna un 7 metri. Penalty quindi per Bressanone. Si incarica della battuta Filiberto Kokutko. Kokutko contro Zaro. Rete. Bressanone che quindi si riporta a una sola lunghezza. Palla in mano a Trieste. Oveglia, Nadok, Sirotic. Ancora Trieste con Nadok, Oveglia, Anici, fermato da Dejakum, Nadok, Sirotic, Oveglia, trova un pallone quasi perso e lo tramuta in gol. Bel gesto tecnico di Oveglia che segna la sua prima rete di questo match. Kokutko, Saiker, Saiker, Sonnerer, Saiker, Nikolic, pesca Kammerer che si guadagna il secondo penalty consecutivo. Adesso dovrà stare molto attenta a questo asse consolidato Kammerer-Kokutko, l'asse delle doppie K, che può procurare gol e penalty a bizzeffe. Sesto minuto della ripresa. Kokutko dai 7 metri contro Zaro, rete. 17-16 il punteggio. Oveglia, Anici. Non c'è nessun fallo. Attenzione alle proteste della panchina di Trieste. Anici è rimasto a terra per un colpo al volto. Gli arbitri però non hanno giudicato la difesa di Bressanone fallosa. Bressanone che quindi ripartirà in attacco. Viene intanto ammonita la panchina di Trieste per proteste. Anici comunque ritorna con le sue gambe in difesa
Vlahovic, Kokuta, Cycle, Cycle, Nikolic, Kovacs, Nikolic, si alza, scarico per Sonnerer, rete, rete di Sonnerer. Dall'altra parte Trieste subito con Nadok, si guadagna un 7 metri. Oveglia, Nadok, Sirotic, Nadok. Rischio di palla persa per Trieste, Visintin, Oveglia, Nadok, traversa di Nadok, scivola anche Pfattner. Quindi Bressanone che ha clamorosamente la palla del vantaggio. Kokuta, Salker, Sonnerer, Salker, Kokuta, Nikolic, Kovacs, Nikolic, Sonnerer, palla per Kammerer, parata di Zaro, bella azione ma bella parata di Zaro che è rimasto fermo a neutralizzare la conclusione del pivot bressanese, mentre dall'altra parte Nadok si inventa un bellissimo gol. In equilibrio precario Nadok è riuscito a battere Pfattner con un delizioso e preciso pallonetto e Trieste si riporta in vantaggio sul 18-17 al minuto 38 e mezzo. Bressanone in attacco, Cycle, Kokuta, Cycle, Sonnerer, Nikolic, palla per Cycle, pallonetto Mazzaro dice nuovamente di no. Visintin, Anici si alza, tiro istantaneo di Anici e Trieste si riporta sul più due. Si sblocca Kevin Anici. Buona tizia quindi per coach Giorgio Veglia. Sonnerer, Nikolic, Sonnerer, Sader, scarico per Sonnerer che si guadagna un 7 metri. Si carica della battuta ancora Filiberto Kokuta, questa volta però avrà di fronte Thomas Mostonia anziché Matei Zaro. Kokuta contro Mostonia, rete di Kokuta, glaciale Kokuta dai 7 metri. Nadok, Oveglia, Anici, Oveglia, Nadok, Oveglia, Anici, Visintin, Oveglia, Nadok, Anici, il tiro, rete! Bella azione di Trieste che si riporta sul più 2, 20 e 18 il punteggio. Kovacs va alla conclusione ma subisce anche un'irregolarità. 9 metri quindi per Bressanone. Bisogna ribattere la punizione. Bressanone attacco con Nikolic, Sader che taglia doppio pivot, Sonnerer, Kokuta, ancora Kokuta, Zaro di spalla addirittura dice di no. Anici, Visintin, fermato da Sader.
metri quindi per Trieste. Anici, Oveglia, Nadok, Nadok, Oveglia, Anici, Nadok, si alza, tiro, parata di Jurina. Nikolic, Kukuca, scarico per Maer von Glasspeiten che si guadagna 9 metri. Sader, Kovacs, rete che è arrivata però dopo il fischio arbitrale, quindi 9 metri per Bressanone. 20 a 18 il punteggio per Trieste. Sonnerer, Kukuca, palla per Maer von Glasspeiten e 7 metri per Trieste e per Bressanone. Ancora Kukuca, neanche a dirlo, si incarica di battere il rigore. Kukuca contro Zaro, rete di Kukuca. Zaro comunque aveva intuito la direzione del tiro. Quarta rete consecutiva per Kukuca, tutte le 7 metri, e conseguente per Bressanone. Trieste in attacco, Visinting, Anici, rete di Anici. Nulla di fatto per questo primo tentativo di attacco per Bressanone. Sader, fermato Maer von Glasspeiten. 9 metri per Bressanone. Nikolic, Sader, manca l'aggancio, fallo di piede di Visintin. Ancora 9 metri per Bressanone. Sader, fallo di piede di Lapiran. E Bressanone ancora in attacco. Braccio del passivo che si alza in questo istante. Kukuca cerca il pivot, ma perde palla Bressanone. Oveglia, lancio contropiede, Sirotic, gira volta di Sirotic e rete sul primo palo. Primo rete in questo secondo tempo per Sirotic, che sale a quota 5. Bressanone che quindi sotto di 3 reti deve rifare tutto. Era arrivato sul 18 pari, ma ora ritornata a meno 3. Palla in mano agli altoatesini. Kovacs, Dejaku, Sader, Kukuca, perde ancora palla. Merito la difesa di Trieste. Visinti, Nadok. Si ferma Nadok, palla per Visinti, scarico per Pernic che viene bloccato reiteratamente da Dejakum, quindi 9 metri per Trieste. Nadok, tanto il pubblico di Trieste si fa sentire per la prima volta in questo match. Nadok, Oveglia, trattenuto da Sader, 2 minuti per Sader. Trieste quindi che potrà attaccare con l'uomo in più per i prossimi 2 minuti di gioco. Tanto siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gara. Trieste avanti per 22-19. Nadok, Oveglia, Anici, Visintin, rete di Visintin.
Dejahu, Nikolic, Kovacs. Time out per Bressanone. Andiamo a vedere il quadro completo di questa seconda giornata del girone di ritorno, del girone A. Oltre a Trieste e Bressanone, infatti, si giocano sugli altri campi Metasite e Mezza Corona, Bolzano, quindi la prima gara di questo 2013 per la capolista del girone A. Poi abbiamo Solar Plus, Rovereto, Cassano Magnago, prova d'appello per Cassano Magnago in caso di esito negativo. I Lombardi sono definitivamente tagliati fuori per la corsa al terzo posto. In Veneto si gioca a Mestrino Pressano, mentre chiude il programma del turno Merano Ferrara, Felsinei e squadre estensi che quindi tentano di restare a ruota della coppia Trieste Bressanone. Squadre sono rientrate sul parquet. Trieste avanti di 4 a 14 minuti dalla fine. Ancora Trellini rischia, toglie Jurina, inserisce Stalker, Nikolic, Dejakum, palla per Kovacs, palla persa. Palla in mano a Trieste. Nadok, palla per Visinti, Anici, Oveglia, Nadok, Sirotic, Nadok, Oveglia, tiro di Oveglia, è incrocio dei pali, è rimessa per Bressanone. Nikolic, Marvon Graspaitan, Nikolic, Dejakum, Dejakum, Nikolic, Salker, Sonnerer, Dejakum, Nikolic, Dejakum, alto il pallonetto di Dejakum. E Trieste che quindi può tentare di portarsi a più 5. Anici, Oveglia, Nadok, Oveglia, Nadok, si alza, tiro, parata e palo di Jurina. Riparte in contropiede Bressanone, Kokuza, si alza, tiro, ribattuto, angolo per Bressanone. Nikolic, Dejakum, sfondamento. Trieste quindi riparte con calma, non c'è fretta, bisogna anche iniziare a giocare con il cronometro perché i minuti iniziano a diminuire. Il punteggio è favorevole. Nadok, Sirotic, Nadok, Oveglia, Anici, Oveglia, Nadok, Pernic, Oveglia, Oveglia, Anici, Nadok, Sirotic, tiro di Sirotic, parato da Jurina. Passi di Visintini. Kokuza, prova il cost to cost, scarico per Nikolic, palla per Marvon Graspaitan, che si procura solo un 9 metri. Kokuza, Sader, Sader,
Palla per Marvon Graspaiten, che si guadagna un rigore e l'esclusione di Alex Pernic. No, di Marco Visintin. L'esclusione per Marco Visintin. Mentre i 7 metri sono stati assegnati al Bressanone. Si carica della battuta Cocuzza. Cocuzza contro Zaro. Rete. Nadok. Sirotic. Nadok. Oveglia. Anici. Radojković. Oveglia. Nadok. Anici. Oveglia. Ancora Oveglia. Incrocia per Anici. Scarico per Nadok. Oveglia il tiro. Para Iurina. Bressanone in avanti. Cocuzza. Dejakum. Tiro fuori. Testa quindi resta a più 3. A 10 minuti dalla fine dell'incontro. Nadok. Oveglia. Nadok. Ancora Trieste con Anici. Nadok fermato irregolarmente. Fallo su Nadok di Nikolic. Tiro fittato da Nadok. Fermato ancora da Nikolic. 9 metri e passivo per Trieste. Tiro di Anici, ribattuto, Iurina, Nikolic, Cocuzza, Nikolic, Cocuzza, si alza, tiro, gol. Tanto è stato a terra. Marvon Graspaiten, il pivot, è rimasto a terra. Si presume una distorsione alla caviglia per lui. Rientra comunque in difesa con le sue gambe. Bressanone quindi ha accorciato, sono due ora le distanze che separano le due squadre, a 9 minuti dalla sirena finale. Oveglia, Nadok, Nadok, Oveglia, Anici, Visintin, Oveglia, Anici, Oveglia, Sirotic, Nadok, Oveglia, Anici, Iurina, c'è ancora Bressanone, Cocuzza, Nikolic, si alza, tiro, il gol di Nikolic che riapre tutto. ...23-22 il punteggio e palla persa da Oveglia, sanguinosa palla persa. Bressanone che quindi ha la palla del pareggio. Sader, Cocuzza, Sonnerer, Cocuzza, Sader, Nikolic, Kovacs, Nikolic, Sader, Cocuzza. Palla per Marvon Graspaiten che segna. 23 pari. Time out Trieste.
un time out disponibile sia per coach Giorgio Veglia per quanto riguarda Trieste, sia per Riccardo Trillini, coach da questa stagione della Fausto Bressanone. Ricordiamo la scorsa annata ha sferrato lo scudetto con Conversano, perdendo in gara 3 la finale scudetto contro Bolzano. Diamo un'occhiata allo score. Capocannoniere di Trieste, Nadoc, con 6 reti, di cui 3 segnate su rigore. Bressanone risponde con le 8 segnature di Cocuzza. E anche qui i rigori hanno giocato un ruolo fondamentale, visto che il numero 2 bressinese ha segnato 6 penalty degli 8 gol totali messi a referto. Trieste in attacco, ha comunque la palla per ritornare in vantaggio, ma dovrà assolutamente concretizzare questo attacco per evitare guai. Oveglia, Anici, Radojkovic, Anici, Oveglia, scarico per Sirotic, gol sul primo palo di Sirotic, gol importantissimo, ma dall'altra parte Kovacs ristabilisce la parità. Quindi gol da una parte di Sirotic, gol dall'altra di Kovacs e punteggio che è ancora in parità. 24-24 il punteggio. Radojkovic, Anici, Radojkovic, Oveglia, Radojkovic, Anici, scarico per Sirotic, Radojkovic, Oveglia, Visintin, Radojkovic, Anici, finta di tiro, scarico per Oveglia, attenzione, braccio del passivo alzato, tiro di Anici, e gol! Gol importantissimo di Anici, Nikolic dall'altra parte prova a rispondere, ma il tiro viene ribattuto, quindi angolo per Trieste. Kokuza, Sonnerer, Kokuza, Sader, Nikolic, palla per Marvon Graspaiten, ma c'è il tocco di piede della difesa triestina. Nikolic, Kovacs, Nikolic, palla per Marvon Graspaiten che sigla la rete del 25 pari. Trieste riparte con Visintin, Radojkovic, Oveglia, Anici, Sirotic. Cambio di gioco, Visintin, Radojkovic, Anici, Sirotic, Anici, Oveglia, Radojkovic, Oveglia, Anici si butta dentro, Jurina dice di no, ma ci sono i 7 metri per Trieste. Si carica della battuta Nadoc. Nadoc contro Jurina. Dicevamo, Nadoc contro Jurina. Trieste per il possibile più uno. Bressanone per cercare di restare in parità, traversa di Nadoc, e Bressanone alla palla per tornare a comandare le operazioni. Nikolic, Kovacs, Nikolic, Kovacs, Nikolic, scarico per Sonnerer, Nikolic, Sonnerer, Nikolic, fallo di Dapiram, Kokuza, scarico per Nikolic, doppio appoggio e rete di Nikolic,
Vantaggio Bressanone a 4 minuti dal termine. Oveglia, Nadok, Nadok, Oveglia, Anici, Oveglia, Nadok, Oveglia, Anici, Nadok. Scusate, Visintin, rete! Sfondamento di Kovacs. Contrapiede da Pilan contro Jurina. Ritorna in vantaggio Trieste. Con questo contrapiede di Gianluca Napirà. Kokuza, Sader, Nikolic. Cerca il pivot, non lo trova. E palla persa da Bressanone. Nado. Oveglia. Anici. Visintin, Anici, Oveglia, si deve ribattere la punizione per Bressanone, Nadok, Oveglia, Visintin, Nadok, Oveglia, Anici, Jurina, para, palla persa ancora di Bressanone. Due minuti al termine, 27 Trieste, 26 Bressanone e palla in mano ai biancorossi. Anici, Oveglia, Nadok, Oveglia, Sirotic, fallo a 9 metri. Attacco importantissimo per Trieste. Un gol significherebbe avvicinare la vittoria. Anici, Nadok, placcaggio rugbistico di Marvon Graspaiten. Nadok, braccio del passivo alzato, attenzione, due minuti per Marvon Graspaiten. Trieste che quindi concluderà la gara con l'uomo in più. Anici, Oveglia, Nadok, Oveglia, Anici, Oveglia, Nadok, il tiro, gol, gol di Nadok. Trellini decide di spendere il suo ultimo time out. La rete numero 7 per Matei Nadok. 56 secondi al termine. Bressanone a meno 2. Trieste che quindi se porta a casa i tre punti oggi dà uno strappo importante in classifica, perché si porterebbe a più 4 sul Bressanone, in attesa comunque del risultato di Ferrara che, come abbiamo detto poc'anzi, è impegnata sul campo di Merano. Sta per finire l'ultimo minuto di sospensione chiamato da coach Trillini, che in precedenza ha già dimostrato di essere un amante del rischio, perché più volte ha tolto il portiere per poi inserire un giocatore di movimento per tentare di avere la parità numerica in quanto a giocatori di movimento, ma non è questa la decisione di Trillini. Gioca 5 contro 6 l'attacco Bressanone. Finale thrilling, Nikolic, Kovacs,
Sirotic il fallo. Nikolic, Giuliani, si alza, fallo. Scorrono nei secondi, Bressanone ancora non ha segnato. Nikolic si alza, tiro, parato Lazzaro, ma c'è ancora il fallo. Decisione che comunque va bene a Trieste, perché i secondi scorrono, mancano 29 per l'esattezza. Tiro di Nikolic, contropiede di Sirotic, contropiede di Sirotic, recupera di Kovacs. Ferma l'attacco Bressanone, gli arbitri fermano l'attacco di Bressanone. Delle storie tese tra Giuliani e Oveglia. Deve intervenire la panchina di Trieste per sedare gli animi. 18 secondi al termine. 18 secondi al termine. E Trieste si avvicina sempre di più alla vittoria. Giuliani, attenzione, due minuti per Michele Oveglia. Tanto riparte l'azione, ancora Bressanone in attacco, scorrono i secondi, ne mancano solo 5. Nikolic il tiro, ancora muro e Trieste porta a casa i tre punti, punti fondamentali per andare in corsa ai playoff. Ribadiamo il finale dal Parachi Arbola, la Palamano Trieste supera Bressanone per 28-26, appuntamento che viene rinnovato per la gara interna del 2 febbraio tra Trieste e Mestrino. Un arrivederci quindi da Stefano Loggiore e a risentirci per le prossime impegni della Palamano Trieste.